Sì, ritrovati con l'informazione. Apriamo il nostro giornale con la cronaca. Questa mattina i carabinieri di Piazzolla sul Brenta, a conclusione di un'attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso un uomo di 64 anni, di origini tarantine, e un 52enne piemontese. Entrambi residenti in provincia di Reggio Emilia, con precedenti specifici. Entrambi truffatori seriali, ponevano in vendita sul sito di compravendite dell'USAR subito.it un ciclomotore facendosi versare su carta post pay la somma di 400 euro da un 64enne di piazzola rendendosi subito irreperibili dopo la denuncia sono scattati i controlli poi l'arresto dei due truffaldini nei giorni scorsi i carabinieri di Piombino Dese in provincia di Padova hanno restituito ad un pensionato la somma di 700 euro che lo stesso aveva smarrito nel fine mese scorso di giugno. Il rinvenimento avvenuto all'epoca da parte di un uomo di Caerano San Marco all'interno dell'ufficio postale di Piombino Dese era stato anche pubblicato sui social network Facebook il 27 giugno e poi nei giorni seguenti. Successivamente non avendo appunto avuto riscontri l'uomo aveva consegnato l'intera somma ai carabinieri di quel comando, recentemente il felice epilogo della vicenda con l'individuazione del legittimo proprietario. Ieri sera alle ore 21 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Baccarino in Viale Marconi a Piazzola sul Brenta per un'auto finita fuori strada dopo aver sbattuto contro un palo. Deceduto il giovane uomo che appunto era del posto morire Andrea Scapin, 33 anni, che era a bordo della 500. I pompieri accorsi da Padova hanno messo in sicurezza il mezzo e poi provveduto al taglio della capotta per dare modo al personale sanitario di soccorrere. L'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico del 118 ha dovuto constatarne la morte. I carabinieri della locale stazione di Carvignano hanno eseguito i rilievi di rito. Il 14 marzo scorso a San Giorgio in Bosco due ladri, dopo aver forzato un infisso nell'abitazione di un rumeno 46enne, anni, 46 anni, avevano eh, asportato una somma di circa 200 euro poiché costretti a fuggire dal rientro improvviso del proprietario. L'attività di sopraluogo eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cittadella consentiva però di fotografare e prelevare dalla superficie degli oggetti e degli infissi toccati proprio dai ladri alcune delle impronte digitali che sono state poi trasmesse al RIS di Parma per le successive analisi e la comparazione con le impronte presenti in archivio. Gli accertamenti tecnici, il cui esito è giunto in questi giorni, ha consentito di dare l'identità ai due ladri. Sono un 17enne di origini slave ma nato nel Casertano dove tuttora domicilia e un 16enne anche lui di origini slave nato e residente a Roma. Per tale motivo entrambi i minorenni sono stati ora denunciati in stato di libertà per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso ieri pomeriggio dalle 14 alle ore 20 i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Padova hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nel territorio concentrandosi in modo particolare nel quartiere Arcella e presso la cavalcaria Borcomagno il dispositivo dei militari composto da 4 automezzi e 12 uomini ha permesso i tutori dell'ordine ad identificare e controllare 70 persone e 50 autovetture il servizio si è concluso con la denuncia in stato di libertà di un quarantenne padovano che all'atto del controllo rifiutava di fornire ai carabinieri le proprie generalità e un tunisino di 21 anni irregolare, poiché a seguito di perquisizione veniva trovato con eh, un coltello a seramanico nonché sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi 30 grammi. Nel corso del servizio è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Padova G.A. 37 anni, padovano, trovato in possesso di un grammo di cocaina e di 0,5 grammi di eroina. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Consalvana-Maserà di Padova per un ciclista finito incastrato sotto un autocarro. I pompieri, arrivati questa mattina da Abano Terme e da Padova con l'autogru, hanno eh, con dei cuscini pneumatici e dei martinetti idraulici sollevato letteralmente il camion permettendo al personale di raggiungere ed estrarre l'uomo mentre il mezzo pesante era tenuto in sicurezza dall'autogru. Il ferito cosciente è stato preso in cura dal personale del suo M118 che l'aveva stabilizzato per portarlo al pronto soccorso. Dopo qualche ora purtroppo l'uomo è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate. Ieri sera i carabinieri della stazione di Carmignano Saturbano durante un servizio pianificato per il controllo della presenza di clandestini o persone che vogliono sottrarsi alla giustizia e che si servono dei casolari abbandonati per nascondersi e trovare riparo nelle ore notturne hanno arrestato un marocchino e denunciato un connazionale trovati all'interno di un edificio abbandonato ubicato in via Rotta Sabatina in quel comune. Nel contesto i militari hanno trovato all'interno del fabbricato in argomento i due marocchini. Che oltre ad aver trovato rifugio eh, trasportando i loro effetti personali si erano abusivamente allacciati alla rete elettrica esterna per illuminare i locali nelle ore notturne senza avere sottoscritto un regolare contratto di fornitura durante le fasi di controllo, uno dei due, nella fattispecie è il Banani Agelal eh, 34enne senza fissa dimora e noto alla giustizia, ha tentato anche la fuga, aggredendo i carabinieri. Dall'Alta Padovana al confine con Rovigo e dai Colli Uganei alla Laguna Veneta di Valle Mille Campi migliaia di cacciatori hanno dato l'avvio alla stagione venatoria 2018-2019. Domenica, infatti, si è aperta ufficialmente la caccia con le doppiette che sono state tenute d'occhio dalle pattuglie della Polizia Provinciale di Padova e dagli agenti volontari. Quattro le pattuglie intervenute con otto uomini e un'altra di volontari coordinata dalla Polizia Provinciale, oltre a dalle quattro già programmate. Vediamo il governatore del Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi a Palazzo Balbi i rappresentanti delle associazioni dei soci truffati dalle ex popolari di, del Veneto. Sul tavolo l'aggiornamento sulle misure di ristoro a cominciare dal rimborso del 30% contenuto nel decreto mille proroghe, mentre rimane da impegnare il fondo regionale di 800.000 euro da sostegno delle spese legali, in particolare per gli ex azionisti maggiormente disagiati. Presente alla riunione anche Manuela Lanzarina. Assessore Veneta al Sociale. Quasi mezzo milione di euro per l'edilizia scolastica. La Giunta ha approvato oggi infatti due progetti per la sicurezza e l'ammodernamento delle scuole. In particolare il primo progetto del valore complessivo di 390 mila euro è destinato al restauro della scuola primaria Leopardi nei due plessi di via Crivelli e di via Zizze. La seconda invece ha destinato 150 mila euro alle verifiche strutturali e antisismiche per gli edifici civici, in particolare per quelli scolastici. Quest'estate sono stati aperti i cantieri in 35 scuole per un totale di 60 durante l'intero anno scolastico che hanno permesso agli alunni padovani di rientrare in edifici scolastici migliorati. Durante l'ultimo weekend si sono premiate le Miss Venice Beach a Venezia, il concorso dell'estate che ha il sapore internazionale grazie all'idea di Elisa Bagordo che abbiamo avvicinato. Vediamo. Siamo con Elisa Bogordo, presentatrice, conduttrice e anche soprattutto inven hai inventato tu sì, questo concorso, ideatrice. ideatrice di questo concorso Miss Venice Beach che ormai è giunto a quale edizione? All'ottava edizione. Ottava, edizione. ottava edizione, importantissima perché un po' comincia a delinearsi, a consacrarsi no? anche agli occhi di chi insomma, segue questi, questi concorsi. Concorsi che eh, si aprono più o meno alla primavera e poi si chiudono eh, più o meno a fine estate. Diciamo che le selezioni sì, iniziamo a, a marzo, maggio a, diciamo, a realizzare tutto quello che sta dietro la selezione delle ragazze, le tappe, la logistica, i partner e via dicendo. Le serate vere e proprie sono nei mesi estivi, facciamo un percorso che va a coprire tutta la riviera adriatica delle spiagge venete, quindi dal Bibione fino al Delta del Po, passando per Rosolina. Oggia, Iesolo e via dicendo con finale poi a settembre con la chiusura della Mostra del Cinema di Venezia a Venezia. Quindi nel palazzo vedremo in Calerci Venezia ovviamente è la città deputata eh, a pieno per questo eh, con concorso. <ride> di bellezza, perché altro. miss Vance Beach non poteva che disfruttarsi a Venezia. Quali sono le difficoltà oggi per organizzare concerti, eh, sì, concerti, con concorsi di questo tipo? Beh, le... tante. Nel senso che comunque eh, questo è dovuto un po' anche agli spiacevoli accaduti del, delle attività, degli eventi che ci sono stati sia a Torino piuttosto che in altri, in altri posti, in altre località e quindi dal punto di vista proprio organizzativo, strutturale dei, dei palchi, del palcoscenico, dell'ambientazione servono tantissimi permessi, tantissime... che è giusto, eh? Eh, Massimo, questo è giusto, però alle volte forse si sì, eccede sempre troppo. E poi le difficoltà sono che eh, principalmente bisogna un po' staccarsi da quella che è la media dei concorsi che fanno tutti. Quindi, Miss Venice cerca di caratterizzarsi. Eh, a me piace. Dire come una ciliegina sulla torta perché, comunque, ehm, rispetto a un altro concorso che poi può avere fine anche a se stesso perché si uh -huh. fa il concorso e poi finisce là: quello che Miss Venice vuole fare è prendere le ragazze come le, i bambini che, a quali si insegna a camminare per poi portarli un giorno a farli camminare da soli. Quindi, non è un semplice concorso ma è un'accademia che ti insegna non solo a stare sul palco ma ti insegna anche a vivere perché ci sono tantissimi eh, insegnamenti che ti servono alla tua persona, alla, alla tua autostima, alla tua postura, al tuo portamento che fanno di te poi una persona completa un domani. Ecco perché io vorrei un po' spiegare anche ai nostri telespettatori che in realtà partecipare a concorsi di un certo livello diciamo certo. aiutano anche a, eh, ad avere più autostima, aiutano sì. Co come muoversi anche in passarella quei primi passi appunto che si fanno insomma c'è tutto un lavoro eh, che eh, è precedente all'esibizione diciamo, all faccio giusto? un esempio ogni, la miss di ogni anno conoscerete poi anche la miss di quest'anno che quest'anno è Federica, Federica Zanetti, Zanetti veronese lo vogliamo ricordare di 16 anni abbiamo insomma lei inizierà un percorso che eh, non è che uno vince la corona e finisce, è proprio da lì che inizia il suo percorso per imparare a stare sul palco, a camminare, ad avere portamento, a parlare con una dizione corretta. Eh, per un domani dire OK, ora vuoi una strada nell'ambiente dello spettacolo. Ne hai ancora tantissima di strada da fare, però sei già all'inizio. Quindi cioè non parti da fuori della porta, ma sei già dentro a questo punto. Hai cortone. un minimo di base su cui cominciare a capire quali sono i dettagli. Poi e poi lavorerà nel gruppo di Miss Venice Beach, mm -hmm. quindi nel gruppo dell'associazione con i ballerini, i coreografi e imparerà tantissimo, sarà la prima donna di tutte le nostre serate. e Mi pare una cosa veramente interessante e doverosa. Prima di salutare Elisa Bagordo che già pensa al Miss Venice Beach 2019, eh, eh, quali sono diciamo così, gli auspici per quello che sarà la prossima data, anzi la prossima data, la prossima manifestazione, la perché prossima poi manifestazione. è una manifestazione intera con tutta una serie di date. Allora, io auspico tanto, Sei. ho fatto anni fa anche un'edizione invernale mm. e quindi mi piacerebbe riproporla, quindi non solo le spiagge, ma coprire anche il territorio nuovamente, come abbiamo fatto prima, delle, delle nostre bellissime Questo è, è il tuo chiodo fisso? Sì, diciamo. è un chiodo fisso perché è venuta molto bene, quindi allora, mm, mi, mi piacerebbe... Uh, intanto sono veneziana quindi adoro il Veneto, giro il mondo, lavoro in giro per il mondo, però comunque porto sempre dentro di me la mia venezianità e il Veneto. Quindi uh, la Toscana, e questo lo vedo perché vivo parecchio anche fuori dall'Italia, ha fatto della Toscana un brand. Quello che voglio fare io è fare lo stesso per il Veneto, quindi realizzare per il Veneto un format. Con le spiagge l'abbiamo realizzato con Miss Venice Beach, dove non premiamo solo la bellezza delle ragazze, ma facciamo anche promozione per il territorio, le attività, le località balneari eh, a livello mondiale. Perché il sito Miss Venice, la gente va dentro, clicca, cerca le attività e poi trova dove siamo, cosa facciamo, cosa si può vedere, chi c'è e chi non c'è. Quindi realizzare la stessa cosa in montagna e realizzare di tutto il Veneto un brand, come ha fatto. Regione Toscana che è famosa in tutto il mondo. Hai ragione. Io mi auguro che Zaia colga <ride> al volo questo tuo appello proprio perché ti dia una mano magari sì. a realizzare l'edizione invernale. Bene, ringrazio Elisa Vagordo, che è un po' l'inventrice del concorso Miss Venice Beach dandoti appuntamento anzi, dandoci appuntamento alla prossima, al prossimo anno, alla prossima stagione 2019. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a voi. Presentato oggi alla stampa il bilancio della Pink Run con la consegna di due assegni da 32.500 euro ciascuno che saranno devoluti il primo a Coco Loco di Padova che si occupa di disabili e invece il secondo assegno sempre di 32.500 euro alla Fondazione Giovanni Celeghina. Nell'ultima edizione della mostra di Venezia, l'Associazione Arte Cinema ha presentato un trailer del film di prossima uscita, Il Caso Ferri. Uno dei casi difficili da decifrare ancora oggi, ispirato ad un caso realmente accaduto tra gli anni 80 e 90 nella nostra regione. Sentiamo alcuni dei protagonisti della pellicola. ho ideato il commissario Maretti nel 2012 allora all'inizio siamo partiti con eravamo quattro amici che volevamo fare cinematografia per passione poi la passione è cresciuta e si è divulgata e abbiamo creato un'associazione appunto che si chiama Arte Cinema della quale io sono il presidente quest'oggi abbiamo presentato a Venezia alla, mostra, alla 75esima mostra del cinema di Venezia proprio il caso Ferro. sono stata emozionata ho avuto tante emozioni e comunque è stato bello, è un anno bellissimo, con gente eh, bravi, con gente che hanno, si hanno dato da fare. Il mio ruolo è quello di, del pubblico ministero. E faccio, abbiamo girato a Chioggia. La vita di un commissariato di provincia potrebbe sembrarvi monotona. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Grazie per averci seguito e una buona visione dei nostri programmi.